Buongiorno, martedì 22, siamo qui a Viale della Primavera. Come vedete dalle immagini è tutto in ordine e abbiamo la possibilità di incontrare e sentire la sua opinione Alessandro Morricone, giornalista di Abitare A e ex assessore all'ex municipio 7. Che ci dici, assessore? Ti dico che ormai questa situazione ha del grottesco, perché viene organizzato ormai da mesi, circa oltre un anno, un servizio a pezzi e colori, definiamolo, nel senso che o attaccano la mattina e il servizio viene posto dalla mattina alle 8 fino alle comunque 11 e mezza, oppure dalle 11 e mezza con grossi sequestri magari di materiale per cui non risolvono il problema. I costi, tra l'altro, perché quando fanno questi raid, oggi è un'eccezione, ho visto soltanto una pattuglia con due vigili, ma generalmente ci sono due, tre pattuglie e poi dopo anche l'AMA che viene a caricare questi stracci, questa mercanzia, e con costi esorbitanti per la collettività. La soluzione è una soluzione di una semplicità enorme, basta una postazione fissa con due vigili di controllo qui sul mercato e si dovrebbero ottenere risultati ben più positivi di quelli raggiunti. C'è poi il problema di questi chiamiamoli rom e nomadi, che poi ultimamente si sono aggiunti anche magrebini e nordafricani, che vendono stracci poi senza nessuna caratteristica, senza nessuna idoneità, igienicamente io direi quasi infetti, perché vengono presi direttamente dai cassonetti. Allora che cosa fare? Se c'è questa necessità, il comune deve cercare un'area da destinare anche al mercatino settimanale, bisettimanale, ma dove comunque sia portata in vendita una merce, che abbia caratteristiche igienico-sanitarie poi di soddisfacenti, degne da poter essere poste in vendita, perché non basta un italiano o uno straniero, che oggi purtroppo qui se la passa male un po' tutti, si abbassa e raccatta per 50 centesimi, un euro, un pantalone e una maglietta, qui siamo veramente, ripeto, è roba da cassonetti allo stato puro, senza nessun trattamento e posta in vendita. Tra qualche giorno siamo venuti a conoscenza, tra qualche giorno il mercato sarà visitato nuovamente da figure istituzionali per affrontare o proporre soluzioni al problema. Sì. A questo proposito è l'ennesima passerella, l'ennesimo sopralluogo, questa volta effettuato dal Presidente della Commissione Commercio del Comune di Roma, Orlando Corsetti, mi sembra che sia, il Presidente Palmieri del quinto municipio, l'assessore al commercio Marinucci, sicuramente ci sarà il comandante che per quella mattina avrà l'onere e l'onore di aver fatto pulire tutto, come avviene sempre in queste circostanze, e magari per presentare una soluzione, un lavoro fatto soddisfacente. Qui già l'ho scritto giorni fa, ci sono delle attività commerciali ormai in apnea e io so per certo che ci sono richieste per riduzione del canone di locazione e dei cessati canoni di locazione, delle disdette del contratto d'affitto. L'ufficio postale che sta qui alle mie spalle lamenta un'insicurezza, perché questa è un'altra soluzione geniale del gruppo dei vigili urbani, mettere all'interno del parcheggio i mezzi di trasporto che coprono tutta la visuale delle attività commerciali, quando invece era stato deciso già da tempo con un'ordinanza che i mezzi di locomozione dei venditori a rotazione dovevano stare all'interno dello square centrale di Viale della Primavera.